Di Francesco Pira, prima di essere un collega e un carissimo amico, avverto il bisogno di spendere due parole senza retorica su questa serata e le spendo con un piccolo aneddoto. Io faccio giornalista dal 1983, ahimè, 31 anni, e nel 1984, cioè io ero ancora un acerbo cronista, scoppiava la guerra di mafia in provincia di Agrigento. E per chi fa il lavoro che facciamo io e Francesco, cronisti di nera, di cronaca nera, quindi dobbiamo raccontare il male, sono stato costretto, perché di questo si tratta, a venire spessissimo a Palma di Montechiaro. Tornarci oggi, a distanza di quel tempo in cui alle 7 di sera c'era veramente il coprifuoco, non si riusciva, cari ragazzi, voi che siete il futuro che ci viene incontro, non c'era nessuno in giro dopo le 7 di sera, giravano solo uno o due gazelle dei carabinieri perché c'era il terrore, come ricordava anche Daniele prima, che potesse scoppiare un omicidio da un momento all'altro. Erano anni duri, erano anni dolorosi. E oggi lo Stato non ha vinto soltanto mandando in galera e recuperando chi ha sbagliato, ma oggi per me, e ve lo dico non per strapparvi l'applauso, lo dico come mia sincera riflessione, oggi la vittoria dello Stato siete tutti voi che siete qui, siete tutti voi che a quel tempo era veramente impensabile una cosa del genere. Ecco perché bisogna investire nella cultura. Io ho una figlia di 19 anni a cui ho sempre detto, dal momento in cui ha cominciato a intendere e volere, di leggere per documentarsi e per capire. Un grande giudice, Giovanni Falcone, quando parlava agli studenti, diceva sempre: sapete come si sconfigge la mafia? Conoscendola. Conoscendola, come facciamo a conoscerla? Leggiamo. La letteratura, per fortuna, sulle mafie è sterminata, ma l'erba è il suo piccolo grande contributo. Conosciamo leggendola. Formiamoci una coscienza civica che ci permetta di saper distinguere il bene dal male. E oggi, vi assicuro, lo conosco molto bene. Se Giuseppe Grassonelli potesse essere qui seduto accanto a noi, si commuoverebbe fino alle lacrime nel vedere tutti questi giovani e tutta questa gente e sarebbe orgoglioso del suo grande recupero. Prima Francesco diceva: il libro scritto da Carmelo è il libro scritto da Carmelo. No, quello è principalmente il libro scritto da lui. È la sua storia, l'ha maturata lui, l'ha affidata a me che l'ho rielaborata ed è veramente un libro scritto a quattro mani. Io spero, e sono abbastanza certo di questo, che il messaggio che è passato è arrivato. È arrivato perché mi è bastato prima conversare con qualche giovane studente, ma anche con qualche docente, e soprattutto i crismi dell'ufficializzazione a questo li ha dati il dirigente scolastico con il suo bellissimo intervento. Io ho deciso di scrivere insieme a Giuseppe Malerba dopo essermi convinto che avevo a che fare con un uomo completamente nuovo. La prima volta che io l'ho incontrato in carcere, e mi piace sempre ricordarlo, avevo di fronte una persona, credetemi, che stentavo a credere che fosse uno di quelli che da giornalista mi mandava in giro da una provincia all'altra a raccontare anche i suoi morti ammazzati, perché Giuseppe, insieme anche a tanti figli di questa terra, di Palma di Montechiaro, erano a quel tempo una banda criminale che andava in giro per tutta la provincia a regolare i propri conti, ciascuno per motivi anche molto personali, perché noi stessi giornalisti che raccontavamo a quel tempo la guerra di mafia eravamo convinti che dietro ci fossero chissà quali grandi interessi, chissà che cosa. Ebbene, io
seppur con colpevole ritardo, ho scoperto che talvolta in quel tempo si ammazzava veramente per molto poco, perfino per una donna contesa, pensate. Oggi, per fortuna, i tempi sono molto cambiati e i nostri figli stanno camminando grazie anche a tutti coloro che siamo, mi ci metto dentro anch'io nel mio piccolo, impegnati in prima fila nell'inculcare una coscienza civile e soprattutto una cultura antimafiosa. Quando Giuseppe Grassonelli, la prima volta che l'ho visto, nel colloquio che abbiamo avuto di 2 ore, mi ha tenuto le mani, proprio fisicamente, ho provato lì per lì un'emozione che non riuscivo a decifrare, perché per me era ancora un detenuto ergastolano che stava scontando la pena, fine pena mai, e poi vi dirò più avanti che non è vero che in Italia non si fa la galera fino alla morte, si fa. Giuseppe Grassonelli è uno che rischia, tra virgolette, di fare insieme ad altri 1100 detenuti sepolti dall'ergastolo ostativo la condanna fino alla morte. Noi sappiamo che spesso siamo costretti a dire vabbè, l'hanno arrestato quello, tanto si fa una decina d'anni e poi esce. Non è vero, non è vero. In Italia esiste l'ergastolo ostativo, che è quello a cui è stato condannato anche Giuseppe Grassonelli. Concludo questo primo intervento rispondendo anche alla domanda di Francesco Pira e tornando a quell'incontro quando lui si aggrappa alle mie mani e io gli chiedo come mai stesse facendo quella cosa, perché ha cominciato pure a parlare tenendomi le mani, e lui mi ha detto che ero la prima persona fuori dai suoi parenti più stretti, madre, sorelle e fratello, a cui affidava la sua vita recuperata. Mi è bastato guardarlo negli occhi che gli scintillavano di emozione per capire che quell'uomo, per quanto mi riguarda, meritava una possibilità. Non la possibilità di tornare libero, perché lo Stato ci sta già pensando con la sentenza fine pena mai, ma la possibilità di far conoscere a tutti noi e soprattutto alle giovani generazioni, come lui stesso dice ai suoi 2 figli, che cosa significhi andare all'inferno e soprattutto tornare nella legalità. Perché sappiate che tutti coloro che scontano la pena per le proprie colpe sono tornati nella legalità. Giuseppe avrebbe potuto evitare la fine pena mai, bastava che a quel magistrato, perché ha letto il libro sa di che cosa parlo, che si era presentato nel carcere dell'Asinara a offrirgli la possibilità di avere un'altra vita, bastava che cominciasse a fare i nomi di tutti i suoi collaboratori. Giuseppe ha detto: io non sono un mafioso nel senso tecnico puro del termine, io sono una persona che ha organizzato un gruppo di giovani per compiere una vendetta, per sopravvivere. E quindi sono stato io a sfruttare quei ragazzi. Perché dovrei barattare la mia libertà con la loro condanna? La differenza, sapete qual è stata? Ognuno sceglie il percorso che vuole, poi se le leggi lo permettono è nella legalità anche chi ha scelto l'altra strada, e cioè la strada della collaborazione. Ed è un fatto storico, non lo dico per chissà quali altri fini, ma è un dato oggettivo che la prima persona di quel gruppo, solo una mera coincidenza per carità, che non appena è stato arrestato gli è stato proposto di collaborare e ha collaborato e ha fatto per primo il nome di Giuseppe Grassonelli, e subito sono andati a prenderlo. Quel ragazzo è stato proprio un ragazzo di Palma di Montechiaro che era molto amico di Giuseppe Grassonelli. Ognuno sceglie il percorso che vuole. Ha sbagliato Giuseppe Grassonelli a non pentirsi? Ha sbagliato quel ragazzo di Palma? No, ognuno ha scelto il proprio percorso personale. Io da giornalista e da scrittore mi limito a raccontare per farvi conoscere, e ciascuno di noi si formerà
una propria coscienza personalissima. Grazie.